Bentornati ragazzi su Manneggia Lost. Purtroppo c'è stato un inconveniente, avevo giocato già la missione 3 ma non ha registrato come avrei voluto, quindi la rigiochiamo insieme. E niente, quindi andiamo a vedere cosa ci aspetta nella missione 3. Ok. Iniziamo. Scaldiamo la spada. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che ho anche sbloccato qualche abilità. Quindi, cioè, sperando di fare qualche punto stile in più. Ragazzi, che figata sarebbe salire le scale così, eh. Di la verità, mi piacerebbe. Cazzo vai, vieni qua. Vabbè. Madonna, non si rialzano manco a pagarli. Sti pupazzi. Dov'è che devo andare? Andare di qua. Ok. Perfetto. La stella vitale, che praticamente è quella che ti fa recuperare energia, vita. Adesso andiamo a fare un po' di snow. Sembra un po' Milano in questi giorni. Dai cazzo. Anche se ragazzi ho già giocato la missione, devo dire che in un punto mi sono fermato diverse volte, non era un punto in cui era necessario combattere, ma praticamente bisognava superarlo. Superarlo tramite, cioè con l'aiuto del braccio e non ci stavo riuscendo, infatti ci ho messo una vita praticamente. Cioè, però ragazzi, quanto è assurda sta cosa, ponti che sono rimasti lì millenni. Cioè, hanno un cedimento strutturale solo nel momento in cui ci passi idea, ma che cazzate. Andiamo a spaccare il culo a sti Digimon, eh. Che, come cazzo ti permetti, bastardo? Ok, questi sono sistemati. Continuiamo. Dai.
I owe you thanks. You're from the Order? I've never seen you before. I'm new. Gloria. You're Nero, right? I've heard rumors. Hasn't everyone? Quite a few, in fact, and none too flattering. So, what's the deal? Where are they coming from? It's strange. No matter the number you kill, more will come. Then I'll leave that chore to you. I've got some personal slaying to take care of. I'll join with the others. We'll take care of them. May the Savior be with you on your journey. Savior. Ragazzi, vestito appropriatissimo per andare ad ammazzare demoni, eh? Senza contare che siamo in mezzo alle nevi, cazzo, quindi non si spiega. Queste falle nella trama son bellissime. Ok, quindi sta bara non si può rompere, quindi accontentiamoci di spaccare un po' di sedie. Poi non possiamo nemmeno prendere queste spade, che ci manca il potere per farlo. Quindi dobbiamo andare sotto le arcate qui, mi sembra, se non sbaglio. Okay. Cos'era questo? Non ricordo. Era un sigillo, ok. Raccogli le quattro statue e raggiungi l'arena. Dove le raccolgo? Ok, liberiamoci di questi pupazzi. Non so perché da quando ho sbloccato queste nuove tecniche mi conteggia i punti stile. Ok. Quindi adesso sì. No, siamo tornati giù. Perfetto, ragazzi. Cioè io... un ottimo senso dell'orientamento, come potete vedere. Però non dovevamo trovarci qui. Direte, no, avendo già giocato questa missione dovresti saperlo. E invece no. Ah, ok, ok, ci siamo. Questa è la strada giusta da seguire. Adesso ci mandano quest'orda di pupazzi. Merda. Che cazzo vi permettete? Ok.
È sfuggito, cazzo. La S non la prenderemo di sicuro. Questo passo. Soprattutto se ci facciamo colpire così. Questi pivelli. Ok, dai. Madonna. Dai, dai. Ed eccoci qui, questo è il punto in cui ci ho messo una vita praticamente per superarlo. Perché mi devo... devi aggrapparti a quelle sfere e arrivare dall'altra parte. E poi continuare così via, cioè così facendo finché non si arriva in questa stanza appunto. Ok, quindi adesso vi do una dimostrazione della mia abilità nel cadere. È incredibile, per il momento sta andando tutto troppo liscio. Forse l'esperienza mi ha aiutato. Quei 20 minuti buttati qui a fare questa cagata. Ok, adesso siamo al piano superiore. Direte, ma non potevi saltarci direttamente? No, perché c'è una barriera. Ecco, c'è un'altra. Qui però ci dovrebbe essere una porta, se non sbaglio. No, dove cazzo era la porta, quindi? Era dall'altra parte, allora, sì. No, forse sono io a non ricordare dove è la porta. No, no, è qui, è qui. Ok. Siamo nel cortile. Ed eccoli ancora loro. Vediamo di farli fuori subito. E li abbiamo sistemati. Andiamo a vedere che cosa ci aspetta. Poi non ho capito cos'è sta cosa. Un castello, una cattedrale, boh. Si spiega. Cascate di Floris. Perché non posso saltare? Madonna, quanto mi danno fastidio ste cazzate. Faccio fare un giretto panoramico, ragazzi. Mirate queste bellissime cascate di Floris. Eh? Cioè, quando vi ricapita di vederle di nuovo. A meno che ovviamente non mi vede in zona qui. Ok, sta roba non ho ancora capito cos'è. Da solo non potrai mai liberarti di noi. Ti serve il potere che è in mano a qualcun altro. Ok, interessante. Siamo di nuovo nel cortile. Come è possibile? Ah, dall'altra parte. Ci sono ancora loro. Che non si arrendono. Io però t'ammazzo la testa. Bastardo. Ok, il primo è sistemato. Il secondo anche. Ah. Sì, si sta decomponendo praticamente. Davanti a noi. Dai, dai. Andiamo a spaccare culi. Culi demoniaci. Praticamente abbiamo fatto tutto sto giro per arrivare dall'altra parte, giustamente. Per sbloccare sto coso.
per arrivare a questa porticina qui. Ancora demoni. Stavolta però devo cercare di arrivare almeno alla S. Non sarebbe male. Dai cazzo. No, non ce la faccio. Ah sì, c'è un altro. Muoviti. No. Niente, sono finiti, eh? Sì. Ah, ragazzi, sto perdendo colpi. Non riesco più ad arrivare alla S. Ormai c'ho una certa. Biblioteca? Questa biblioteca? Ma che cazzo? Queste statue qui non promettono mai niente di buono. E infatti, questo è un classico proprio. Didn't figure this guy for a bookworm. That's one way to get yourself shot. So, you after this guy too, or just here to catch some demons? Silent type, huh? Well, that's annoying. Watch your friendly banter. Ed eccoci ragazzi. Questa missione principalmente sarà questo il mostro. Infatti non ne troveremo altri. Farli fuori subito. No, ho sbagliato. Mi sono giocato la possibilità di arrivare alla S. Ok, questo è sicuramente quello che stavamo cercando per sbloccare la situazione. Infatti, anima mercuriale, anima artificiale creata usando l'alchimia, infonde la vita. Infatti, con questo ritrovamento si chiude la terza missione, che alla fine era una cagata abbastanza. E niente ragazzi, spero vi sia piaciuto, io vi do appuntamento alla prossima, e intanto vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale. Bella a tutti ragazzi, ciao!